stilare una classifica delle 50 migliori opere VR di tutti i tempi, ve lo anticipo, è stato una tortura. Il motivo è che ci sono così tanti videogiochi in realtà virtuale meravigliosi e meritevoli di trovare un posto dentro una classifica come questa, che arrivare a 50, anche se in realtà devo ammettere che ho barato un pochettino perché sono qualcosina in più, è stato profondamente doloroso. La realtà è che stiamo vivendo un'epoca d'oro senza neanche accorgercene, concentrati su un mercato flat che veramente molto molto difficilmente ha qualcosa di nuovo da dire, mentre capolavori con la C maiuscola in realtà virtuale vengono relegati a un contesto da poche centinaia di copie vendute. Questa lista nasce un po' per ricordarci tra noi appassionati quali sono i videogiochi che ci hanno fatto innamorare di questo linguaggio, un po' come spazio di confronto, ma soprattutto come grande riassunto per chi ancora la realtà virtuale non l'ha approcciata e che può dunque trovare qui alcune delle cose migliori che ci ha offerto questa prima ondata di videogiochi VR fino ad oggi. Ci tengo a precisare che questa lista è frutto di una mediazione tra ciò che penso sia oggi imprescindibile e ciò che piace a me personalmente, come d'altronde succede in tutte le recensioni e in tutti i pezzi che scrivo. Se non ci trovate dentro il vostro gioco VR preferito, non offendetevi, vi prego, e anzi scrivetemi qua sotto nei commenti cosa mi sono lasciato sfuggire per un motivo o per l'altro. Anche perché magari semplicemente me lo sono dimenticato. Mea culpa. Dunque, bando alle ciance, iniziamo con questa lista dei 50 videogiochi VR migliori di tutti i tempi, almeno fino ad oggi. Beat Saber. Partiamo con un po' di classiconi. Impossibile non citare subito Beat Saber, il videogioco che ha reso la realtà virtuale quella che è oggi, un rhythm game che ha saputo reinventare un intero genere attraverso un linguaggio fino ad allora nuovo e inesplorato, che ci ha fatto e continua a farci divertire per centinaia di ore al ritmo di musica. Se vi piacciono i giochi musicali, Beat Saber è un imperdibile, anche perché si trova su tutte le piattaforme di realtà virtuale esistenti a oggi. Tranne che su Pico. Su Pico effettivamente non c'è. Ragnarok. Sempre a tema musicale, Ragnarok è la risposta metal a Beat Saber ed è stato in grado di riadattare un genere di nicchia come il Viking Metal a un design che evidentemente ha ancora tanto da dire. Suonare dei tamburi giganteschi mentre navighiamo un battello vichingo verso il Valhalla non è mai stato così divertente, una delle grandi potenzialità della realtà virtuale. Disponibile per tutte le piattaforme, PC VR, Quest 2 e PlayStation VR 2. Astrobot Rescue Mission. Prima esclusiva PlayStation VR a entrare in classifica, Astrobot Rescue Mission ha rivoluzionato il platform 3D come lo aveva fatto Super Mario 64 a suo tempo su Nintendo 64. Stiamo parlando di una pietra miliare del videogioco, originale, divertentissimo e sublime sul fronte estetico. Uno di quei capolavori che spuntano fuori una, massimo due volte in un'intera generazione. Purtroppo però per ora rimane relegato al primo PlayStation VR. Quando annunceranno la remastered per il nuovo visore di Sony? Speriamo il prima possibile. Skyrim VR. Non sono mai stato un grande amante di Skyrim, ma in VR mi sono dovuto ricredere. Esplorare in realtà virtuale il meraviglioso e sconfinato mondo del titolo di Bethesda è stato un sogno, quasi come vivere in prima persona quei personaggi, quelle storie e quei luoghi. Chiunque abbia oggi a disposizione un PC o un PlayStation VR 1 non ha scuse, deve tornare assolutamente a Skyrim vivendola dall'interno, perché risulta ancora oggi un'esperienza indimenticabile. The Walking Dead Saint and Sinners. Ci sono pochi giochi spaventosi e divertenti come The Walking Dead Saint and Sinners, ma fortunatamente abbiamo The Walking Dead Saint and Sinners. Anzi, addirittura ne abbiamo due, con un seguito che fa praticamente tutto meglio e che ci mette ancora una volta nei panni di un uomo che cerca di sopravvivere a un mondo ormai dominato da zombie e da strani gruppi cultisti che vogliono dominare il nostro quartiere. Un po' horror e un po' survival, sicuramente due opere imprescindibili. Due capolavori che potete giocare sia su PC VR che su PlayStation VR 2 e Meta Quest 2. Attenzione però che il secondo funziona 100 volte meglio sull'ultimo visore di Sony. Super Hot VR. Se in flat era già un capolavoro, Super Hot in VR diventa qualcosa di più, un pezzo di storia dell'arte che sembra arrivare dritto dritto dal paradiso. Un design semplicissimo che ci impone di muoverci soltanto quando vogliamo far andare avanti il tempo è in realtà una delle migliori cose mai successe alla realtà virtuale, a prescindere dalla piattaforma.
Lo trovate su PC VR, Quest 2 e sul primo PlayStation VR. Ma comunque conviene giocarselo su Quest 2 senza l'intralcio del cane. Resident Evil 4, 7 e Village. Di questi parlerei per ore, ma purtroppo soltanto pochi minuti. Resident Evil 4 VR, esclusiva Quest 2, è semplicemente la miglior versione possibile del classico di Capcom. Il 7, sul primo PlayStation VR, è ancora oggi uno dei videogiochi più spaventosi della storia del gaming, anche se si gioca soltanto attraverso il pad da seduti. Village, nonostante qualche pecca di conversione, è invece uno dei titoli che ho divorato con più voracità e a cui penso più spesso durante le mie giornate. Davvero, se potessi, 3 o 4 ore al giorno me le passerei costantemente a farmi e rifarmi questo immortale della realtà virtuale. Quest'ultimo solo su PlayStation VR 2. Pistol Whip. Tornando al volo sui giochi musicali, Pistol Whip è il mio preferito assoluto del genere. Mischiando sapientemente rhythm game ed FPS, Pistol Whip riesce a dar vita a situazioni alla Matrix che vi fanno sentire davvero il grande eroe di quel film d'azione che avreste sempre voluto interpretare. L'ho usato tanto anche come workout, ma sarebbe un delitto relegarlo a gioco per il fitness, perché stiamo parlando di un capolavoro assoluto. Su PC VR, Quest 2 e PlayStation VR 2. The Light Brigade. Uscito da pochi mesi, The Light Brigade è già diventato un classico istantaneo, un roguelite perfetto, millimetrico, divertentissimo ogni run. Attraverso delle armi di fortuna, ispirate a quelle della Prima Guerra Mondiale, in The Light Brigade dobbiamo cercare di arrivare sempre più in fondo a una serie di livelli di difficoltà crescente, migliorando le nostre statistiche e cercando di non farci uccidere dai boss di fine capitolo. Stupendo da vedere e divertentissimo da giocare, lo trovate su PC VR, Quest 2 e PlayStation VR 2. Per un VR a Dark Matter. Tutt'oggi forse il miglior puzzle game classico che ci ha offerto la realtà virtuale. The Room VR a Dark Matter è un gioco a enigmi dal design perfetto che riesce a divertire, farci pensare e soprattutto immergerci dentro un immaginario unico e sognante come ne abbiamo visti veramente pochi, aggiungo. Su PC VR, Quest 2 e sul primo PlayStation VR. Half-Life Alyx. Come non parlare di Half-Life Alyx in una lista del genere? Forse il punto più alto mai toccato dal videogioco negli ultimi 10 anni, un seguito che è sia somma di un intero linguaggio che scorcio avveniristico verso un futuro sempre troppo lontano. Valve ha droppato una bomba che qualunque appassionato o appassionata di videogiochi dovrebbe vivere almeno una volta nella vita per capire quanto la realtà virtuale sia incredibilmente più avanti di quello che pensi. Tetris Effect. Che ci fa il Tetris dentro una classifica VR? Ci fa che Tetsuya Mizukuchi è un genio ed è riuscito a reinventare il design più vecchio del mondo veicolando parte dei suoi elementi estetici più importanti prevalentemente attraverso la VR. Tetris Effect è un gioco che è impossibile da spiegare perché ne si può comprendere la grandezza soltanto giocandolo in prima persona e facendosi cullare da una delle esperienze più belle che potrete mai fare in tutta la vostra vita. Su PC VR, Quest 2 e PlayStation VR 2. Duck Season. Sfruttando l'assist di Tetris passiamo un'infilata di giochi delle origini, tra virgolette, ovvero quelli della primissima ondata che ci sono rimasti dentro e che sono stati in grado di definire per la prima volta il linguaggio. Duck Season, tra questi, è uno dei più assurdi. Metà shooter e metà avventura horror, Duck Season ci mette nei panni di un ragazzino che gioca a Duck Hunt sul suo NES, senza sapere che lo storico cane spalla del protagonista ha la capacità di uscire dallo schermo e di perseguitarlo all'infuori del videogioco. Un titolo folle, spaventoso e divertentissimo, un must assoluto, relegato al solo mercato PC VR. Decline. Quando mai vi capita nella vita di scalare una montagna a mani nude? The Climb ci ha dimostrato che è possibile farlo anche dalla comodità delle nostre mura domestiche, un titolo adrenalinico che ancora oggi mi mette il sorriso quando ripenso alla gioia che è stato in grado di restituire. Purtroppo la versione Quest è visivamente poco accattivante, ma giocato su PC, The Climb è ancora oggi incredibile, davvero da tutti i punti di vista. Gorn. In VR ammazzare la gente è divertente. C'è poco da fare.
Gorn ci ha insegnato che dentro ognuno di noi c'è dell'ombra che ci spinge ad accettare, decapitare e a strappare arti a più non posso ai nostri nemici per sfogare la nostra rabbia repressa. Ancora divertentissimo e disponibile su tutte le piattaforme. C'è da aggiungere altro? Roboricall. Roboricall è stato il primo titolo VR che ho giocato una volta arrivato il mio Oculus Rift ed è stato subito amore. Visivamente sublime, divertentissimo da giocare e brillante nel suo intero design, Roboricall è tutt'oggi uno degli FPS più divertenti dell'intero linguaggio e il suo grande valore è stato quello di farcelo capire fin da subito senza troppi compromessi. Se lo volete giocare, però, sta solo su PC VR. Tamper. Tamper è un viaggio psichedelico come mai ne ho vissuto in vita mia senza l'ausilio di droghe pesanti. È un'opera d'arte in movimento, una sorta di esperienza in prima persona degli ultimi 15 minuti di 2001 Odissea nello spazio, travestita da rhythm game difficile e punitivo. È uscito su PC VR, Quest 2 e PlayStation VR 2. Come hai fatto a non giocarlo fino ad oggi? Wilson Sartre. Uno dei miei preferiti di sempre, Wilson Sartre è un horror dannata come non se ne sono fatti più dopo di lui. È come vivere un film horror della Hammer degli anni 50 dal suo interno, affrontando un'avventura unica, stimolante e piena di momenti estremamente inquietanti. È un'esperienza straordinaria, purtroppo un po' dimenticata, ma che consiglio fortemente a chiunque abbia un PC per poterlo giocare. È quasi un delitto che non sia arrivato su altre piattaforme. Lonico. Ready at Dawn ci ha regalato una delle avventure spaziali più belle della storia del gaming, VR e non. Lonico, così come il suo seguito, è un prodotto tecnicamente impressionante, elegante nella scrittura e nel design, uno di quei rari casi in cui ci sentiamo realmente dentro un prodotto infinitamente più grande di noi. Un capolavoro relegato purtroppo al solo mercato PC. Journey of the Gods. The Gods è stato il primo videogioco VR a farmi dire «Ma sai che Zelda in VR funzionerebbe davvero bene?» E così è perché il titolo uscito su PC e Quest, e oggi disponibile soltanto su Quest 2 perché per qualche motivo l'hanno tolto dallo store PC, è un'avventura sbalorditiva, appassionante e divertente come poche. Il nostro Zelda VR, e scusate se è poco. Pavlov. Come non parlare poi dell'FPS multiplayer più giocato su PC VR, Quest 2 e PlayStation VR 2? Pavlov è il Counter-Strike della realtà virtuale, divertentissimo in ogni sua modalità e pieno di mappe, giocatori e armi come raramente abbiamo visto in VR. Se vi piacciono i competitivi online, per me Pavlov rimane il migliore di tutti. E poi, su PC VR ci sono centinaia di mappe assurde fatte dalla community. Doom VFR. Cosa dire di uno dei più grandi FPS single player di sempre? ID Software ci ha regalato un vero Doom in realtà virtuale, una di quelle esperienze carnali che credevamo relegate soltanto a un certo tipo di mercato flat e sfrutta inoltre con grande intelligenza un sistema di locomotion che può funzionare soltanto in VR. Un vero imperdibile, sia su PC che sul primo PlayStation VR. Stati. A proposito di PlayStation VR, concentriamoci un attimo sulle esclusive della grande S, che speriamo vedano un futuro in remaster e doporting per PlayStation VR 2 o altri visori. Ci tengo a dire che faccio questo capitoletto non perché Sony dia mazzette, ma perché purtroppo tanti giochi meravigliosi sono relegati a PlayStation VR, proprio perché sono di proprietà di Sony e quindi non possono o non sono usciti su altre piattaforme. Static è stato il gioco che ha meglio sfruttato il DualShock di PlayStation 4, imprigionando letteralmente le nostre mani dentro un cubo che potevamo aprire soltanto spremendoci le meningi. Un puzzle game immortale, opera di quei grandi di Tarsier Studio che hanno poi dato i natali a Little Nightmare. Purtroppo questo è difficile venga riproposto su altre piattaforme, proprio perché sfruttava al 100% quella specifica periferica, ma è giusto ricordarlo come uno dei picchi più alti toccati dal genere in VR. Bravo Team. Sempre a proposito di periferiche, Bravo Team riusciva a sfruttare l'aim controller di PlayStation VR come nessuno ha poi fatto dopo di lui, proponendoci uno sparatutto a coperture come fosse uscito dall'epoca di Time Crisis e dei cabinati.
Una perla davvero troppo sottovalutata che vale la pena di essere riscoperta se avete ancora un PlayStation VR e soprattutto se avete ancora lo storico fucilone targato PlayStation. Until Dawn Rush of Blood. FPS divertentissimo e spaventoso è invece Until Dawn Rush of Blood, lo spin-off di Until Dawn, tutto VR, uscito in esclusiva per PlayStation VR 1. Una delle esperienze più esaltanti della mia vita, condito da jumpscare a tutto volume, sparatorie chiassosissime e tante, tante risate. Di questo spero vivamente in una remastered, anche perché il loro Switchback VR per PlayStation VR 2 diciamo che non è proprio un capolavoro, ecco, mettiamola così. Blood and Truth. Una remastered la esigo anche da Blood and Truth, grande action di London Studio che ci mette nei panni di un criminale in un mondo alla Guy Ritchie, da cui è davvero difficile staccarsi. Spettacolare come pochi, Blood and Truth è la definizione stessa di film da vivere in prima persona, che ci fa sentire come un grande eroe d'azione dalla comodità del nostro divano di casa. Wipeout Omega Collection. Quanto era bello Wipeout? Era bello tre generazioni fa, ed è ancora più bello in realtà virtuale con questa remastered per PlayStation VR 1, che ci restituisce una velocità sbalorditiva e una quantità di contenuti davvero fuori di testa. Capolavoro ai tempi, capolavoro ora, capolavoro sempre. Peccato rimangare legato al primo visore di Sony. Firewall Zero Hour. Il mio FPS multiplayer preferito. Firewall Zero Hour è praticamente Rainbow Six Siege, ma su PlayStation VR, che con l'ausilio di PlayStation Aim diventa di un'intensità davvero rara. Peccato non sia uscito anche su PC o PlayStation VR 2, ma il prossimo Firewall Ultra punta a superarlo, quindi non ci resta che attendere. Hitman 3. Hitman in realtà virtuale è uscito anche su PC VR, ma il porting è davvero pessimo. È invece meraviglioso sul primo PlayStation VR, soprattutto il terzo capitolo della saga, che ci mette a confronto con sette missioni da portare a termine in decine e decine di mondi diversi. Mi ricorderò per sempre la sensazione di presenza che ho provato entrando nel club berlinese più o meno a metà gioco, un qualcosa che nulla, se non la realtà virtuale, è stato in grado di trasmettere. Gran Turismo 7. Spostandoci su PlayStation VR 2, Gran Turismo 7 per me è il miglior racing game in realtà virtuale di sempre, pregno di quella sensibilità unica che solo Polyphony è stata in grado di regalarci. Anche qui il senso di presenza, di trovarsi dentro il proprio abitacolo, gareggiando contro utenti da tutto il mondo e in single player, è impagabile, soprattutto se affiancati da un volante e da una postazione di guida come si deve. Se avete PlayStation VR 2 e non avete Gran Turismo 7, siete letteralmente matti. Synapse. Che capolavoro Synapse! Uscito da pochi giorni in esclusiva su PlayStation VR 2, il titolo di End Dreams è stato in grado di divertirmi come non mi succedeva davvero da tanto tempo, offrendomi un parco giochi roguelite dentro cui distruggere decine e decine di nemici attraverso le mie armi da fuoco e attraverso dei poteri psichici mai così naturali da utilizzare. Ogni momento è buono per una run. Anzi, magari adesso vado a giocarmelo per l'ennesima volta. Deraciné. Primo e unico gioco di From Software in realtà virtuale sul primo PlayStation VR è opera di quel maestro che è Miyazaki, Deraciné è una piccola favola ambientata in una scuola d'inizio Novecento che parte come un racconto per bambini e si sviluppa poi nel dramma più cupo tipico del suo autore. Un gioco di nicchia ma straordinario che merita, come d'altronde tutti gli altri, un porting su PlayStation VR 2. Sprint Vector. Di nicchia, ci tengo a tirar fuori un po' di titoli sconosciuti o pensati per un pubblico molto specifico, di cui si parla sempre troppo poco. Sprint Vector, ad esempio, è il miglior racing game a piedi della VR. Cosa vuol dire a piedi? Vuol dire che dovrete letteralmente correre muovendo le vostre braccia, sfidando altri giocatori online o l'intelligenza artificiale in single player e sudando come vi assicuro non avete mai fatto nella vostra vita. Splendido. Questo sta su PC e sul primo PlayStation VR. Dead Hungry. I giochi di cucina ce ne sono tanti, ma nessuno è divertente quanto lo è Dead Hungry. L'obiettivo è quello di cucinare dei panini per una serie di zombie affamati che altrimenti andranno a mangiare voi. Easy, ma quanto è divertente.
Veloce, spensierato e bilanciatissimo, The Dungry è uno di quei giochi che vorrei tanto vedere su standalone, perché su Quest 2 ci calzerebbe proprio a pennello. E invece, ahimè, è relegato a un mercato PC VR che se l'è calcolato davvero troppo poco. Elite Dangerous. Capace di far passare le ore come minuti, Elite Dangerous in VR con un buon OTAS è letteralmente un sogno. Sembra di muoversi davvero dentro lo spazio sconfinato, dentro una navicella di fortuna che faremo diventare sempre più forte e luccicante, portando a termine questa o quell'altra missione. Più che un videogioco, un'esperienza mistica. Euro Truck Simulator. Un'altra esperienza mistica, ma in modo un pochino diverso, è Euro Truck Simulator, che ci mette nei panni di un camionista. Quante volte mi sono fatto tirate da ore e ore dal nord al sud Italia sentendomi un trasportatore di merci sgamato e attento che deve assolutamente portare a termine ancora un'ultima consegna. Sembra strano, ma Euro Truck Simulator, così come American Truck Simulator, è un'esperienza assolutamente da provare almeno una volta. Battle of Red Cliffs VR. Questo l'ho giocato solo io, ma continuo a ripetere che è il più grande musù della storia del gaming VR. Ambientato nell'antica Cina, durante la battaglia dei tre regni, Battle of Red Cliffs VR ci fa spaccare di mazzate decine e decine di soldati e di boss attraverso armi ravvicinate, a distanza davvero divertentissime da usare. Lo trovate solo su PC, ma merita sicuramente la vostra attenzione. Crashland. Altro roguelite, ma questa volta, per qualche motivo, di un'ansia incredibile. Uccidere le creature dei mondi malati e stranianti di Crashland è un mix tra esaltazione e ribrezzo, mentre continuiamo a guardarci le spalle in attesa della prossima wave di temibili mostri. Un gioco di una semplicità disarmante, eppure perfetto per quanto riesce a lavorare con pochi elementi tirati davvero allo stato dell'arte. Solo su Quest 2. Squingle. Squingle è semplice, dovete portare una pallina da una parte all'altra di una serie di tunnel semi-trasparenti attraverso le vostre mani. Sembra un gioco da poco, ma in realtà il design è di ferro, l'immaginario splendido e il senso di sfida alle stelle. Un piccolo gioco uscito su Quest 2 PC VR che chiunque dovrebbe quantomeno provare almeno una volta per capire quanto il graficone realistico sia irrilevante in un'esperienza VR. Gaigan 2 VR. Sarò sincero, Gaigan 2 VR non è un gioco per tutti. Nei panni di uno studente di una tipica scuola giapponese, tutte le ragazze dell'istituto vengono afflitte da un virus che le porta a correre verso di voi per amarvi. Quindi con la vostra pistola ormonale dovrete colpirle per farle smettere, mentre portate avanti la conoscenza della vostra vicina di casa, Chiru. Va bene, raccontato così sembra la cosa più creepy del mondo, e forse lo è anche, ma Gaigan 2 VR è anche super divertente, irresistibile nella sua estetica e di un polishing clamoroso. Io ve la butto lì, se vi interessa il genere e non vi fate spaventare da un'etica oggettivamente un po' grigia, è un prodotto di nicchia che può sinceramente stupire. Rez Infinite. Vabbè, Mizoguchi è un genio e questo l'avevano capito, ma come ha fatto a riproporre così bene Rez in realtà virtuale? Lo storico gioco Dreamcast è ancora più bello su PC VR, Quest 2 e PlayStation VR 2 e ci permette oltretutto di vivere anche un nuovo livello inedito pensato esclusivamente per realtà virtuale. Più simile a un sogno che a un videogioco, ma in senso buono. Organ Quark. Chiudere con un'ultima infilata, i giochi che mi sono rimasti più nel cuore. Non fraintendetemi, quelli che vi ho appena descritto hanno lo stesso valore dei giochi che sto per raccontarvi, ma di questi ultimi l'unico fil rouge che ho trovato è legato al fatto che mi sono entrati dentro e non sono mai più andati via. Partiamo da Organ Quarter, quello che è per me tutt'oggi il miglior horror della storia della realtà virtuale. Parliamo di un titolo sporco, grezzo, un po' ruvido, ma che è stato anche in grado di restituirmi le stesse sensazioni che mi ha dato a suo tempo Silent Hill, che è soltanto la mia saga preferita. Disponibile su PC VR da qualche anno e da pochissimo anche su Quest 2 e PlayStation VR 2, Organ Quarter è un must assoluto dell'horror in realtà virtuale. Edge of Nowhere. Altro horror, ma questa volta in terza persona e da giocare col pad. Un gioco eccezionale, opera di quegli Insomniac Games che faranno poi fortuna con Spider-Man su PlayStation e che non torneranno mai più, ahimè, in realtà virtuale.
un'avventura da provare a patto che abbiate un caschetto PC. In Death Unchained. In Death è stato il primo roguelike VR ad avermi stregato e In Death Unchained, la versione esclusiva per Quest 2 con molti più contenuti, mi ha fatto innamorare ancora di più. Uno dei migliori roguelike, uno dei migliori giochi con l'arco, uno dei migliori titoli a proporre locomotion alternative. Praticamente un imperdibile per chiunque abbia un Quest 2. Five Nights at Freddy's VR Help Wanted. Five Nights at Freddy's funziona così bene in VR che sembra nato esclusivamente per questo linguaggio. Il capitolo VR di questo famoso franchise ha al suo interno i primi quattro capitoli della saga riadattati in modo magnifico e ci fa spaventare come davvero in pochi sono riusciti mai con l'horror videoludico. Astenersi deboli di cuore, in tutti gli altri casi lo trovate su PC VR, Quest 2 e il primo PlayStation VR. Minimotor Racing X. Quanto è bello guidare in VR. Tanto, ma senza un volante tra le mani, è bello soltanto con Minimotor Racing X, un gioco di macchinine ricchissimo di contenuti e divertentissimo da giocare in qualsiasi salsa. Una sorta di micro machines in VR che è possibile giocare da sopra la pista attraverso un telecomando o addirittura da dentro i mezzi attraverso le nostre mani. Bellissimo. Disponibile su PC VR, Quest 2 e il primo PlayStation VR. Boneworks. Di Alyx, Boneworks è stato per qualche tempo il mio gioco PC VR preferito. Pregno di quella riconoscibilissima sensibilità alla Valve, tanto bello quanto sfiancante, Boneworks è tutt'oggi un'avventura impressionante, da vivere con tutto l'entusiasmo con il quale si affronta il sopracitato capolavoro di Valve. Peccato che Bonelab, il suo spin-off per Quest 2, non sia all'altezza, ma potete sempre recuperare questo a patto di avere un PC da gioco. Freaked. Titolo di N'Dreams che mi ha fatto innamorare di N'Dreams. Un FPS velocissimo, brutale, pregno di stile, un'avventura single player come ne ho giocate poche di questo livello in realtà virtuale. Dura poco, ma quelle tre ore che propone sono tra le cose più divertenti che farete mai nella vita, quasi come vivere dall'interno un film di James Bond. Disponibile su PC VR e sul primo PlayStation VR. Paper Beast. Uscito in concomitanza con Half-Life Alyx, Paper Beast non è decisamente da meno, ma è stato un po' oscurato dalla grande IP di Valve a suo tempo. È un videogioco meraviglioso che racconta della creazione del mondo, della grande migrazione dell'essere umano, di tante, tantissime cose. E lo fa attraverso una sensibilità da puzzle game irresistibile e unica, facendoci vivere uno dei viaggi più incredibili della nostra vita in realtà virtuale. Disponibile su PC VR e sul primo PlayStation VR. Anti-Euphoria. Un altro roguelite, ma questa volta all'arma bianca. Il sistema di combattimento ravvicinato di Anti-Euphoria per me è ancora oggi il non plus ultra del genere, quello che spero di vedere prima o poi dentro un eventuale Souls-like in realtà virtuale. Difficilissimo, ma super soddisfacente, Anti-Euphoria è un gioco che piacerà sicuramente agli amanti delle sfide e soprattutto a chi ha il fiato per affrontarlo tutto di fila. Disponibile su PC VR, Quest 2 e PlayStation VR 2. Song in the Smoke. Il miglior survival del nostro linguaggio. Longevo, divertente e pieno di meccaniche uniche che funzionano soltanto in VR, Song in the Smoke è tutto quello che ho sempre cercato da un survival game in realtà virtuale, finalmente realizzato da una delle software house che ha meglio capito il nostro linguaggio preferito. Giocateci, ma ricordatevi che è un'esperienza intensa e volutamente faticosa. Disponibile su PC VR, Quest 2 e PlayStation VR 2. Propagation VR. L'esclusiva PC VR, Propagation non è soltanto uno degli FPS, sia single player che multiplayer, più spaventosi e divertenti di sempre, ma è anche gratuito. Se avete il braccino corto quando si parla di comprare videogiochi, questo non dovreste assolutamente farvelo scappare per vivere una sorta di gioco da cabinato super realistico al cardiopalma come raramente vi sarà successo nella vostra vita da videogiocatore. Lies Beneath. Dopo Organ Quarter, il gioco horror per VR con lo stile più incredibile che io abbia mai visto. Sembra quasi di stare dentro un fumetto mentre si gioca Lies Beneath, ma è tutto così marcio e inquietante che questo non renderà il vostro viaggio meno spaventoso.
un po' Resident Evil, un po' Silent Hill, questo è imperdibile per tutti gli amanti dell'horror, si può giocare sia su PC VR che su Quest 2 e dovete farlo prima di subito. Ruins Magus. È stata una delle mie battaglie dell'anno scorso definire Ruins Magus un capolavoro. Lo è perché ha un combat system millimetrico ed eccezionale, lo è perché ha un'estetica unica e inimitabile che vi fa vivere realmente un anime in prima persona, lo è perché riesce a inventarsi soluzioni di messa in scena che non avevo mai visto e che riescono a trascinare il grado di immersione in un'esperienza story driven dove mai prima d'ora. Se vi piacciono i giochi d'azione e vi piace l'estetica di questo tipo, non potete assolutamente non giocare Ruins Magus. Finisce qui questa lunghissima lista dei 50 videogiochi VR migliori di tutti i tempi, secondo me ovviamente, che spero vi abbia fatto capire che no, non ci sono pochi giochi VR, e che è stato anzi più difficile selezionare 50 giochi in realtà virtuale che potenzialmente aver fatto la stessa cosa con gli ultimi 7 anni di prodotti flat. La realtà virtuale è uno strumento meraviglioso che ci ha offerto e continua a offrirci esperienze formidabili. Sta soltanto a noi decidere di ignorare il fatto che queste esistano, oppure se renderci conto di quanti videogiochi straordinari ci stiamo perdendo.